in Cina non ci ha potuto andare perché un'auto ci ha detto e conteremo di nuovo, vedi. Però mezzanotte 48, quindi poi il furgone, il forno apre più tardi. Piazzarsi davanti al forno, far vedere chi il forno serve, a nostro avviso è giornalismo, per qualcuno è abuso. Far vedere una macchina di pallacanestro Reggiana, a mio avviso è giornalismo. Ok. Essere professionisti, vivere in una società sportiva è tanta roba. Filippo Barozzi è stato chiamato in pallacanestro Reggiana, non ricordo da chi, ma si è ritagliato un bello spazio, un buon dirigente, poi non so quanto incida. Alessandro Dalla Salda è un grande dirigente del basket da molti anni, insomma, dopo. Dirigente cosa deve fare? Bloccare gli stipendi, scegliere i giocatori. So nemmeno io, Frosini ad esempio. Oggi, cioè non oggi, in generale a Reggio Emilia sono universalmente noto come una persona che disturba, non solo a Reggio Emilia, io disturbo. Chiedo di raccontare un bar, un luogo di lavoro, qual è il problema? Benissimo, la persona può essere schiva, lo faccio da fuori. Da fuori chi mi può dire qualcosa? Non va bene lo stesso. Valo rugby, vedete? Può chiamare una volta al mese, vedete? Come gestisce il dolore che immagino sia? Faccio vedere la macchina di uno del Valo rugby. Se ci fosse il nome, spiego che è la macchina del tal giocatore. Qual è il problema? È giornalismo. È la curiosità giornalistica. Oh. Possiamo fare un'inchiesta, no? Allora qualcuno mi dice, ma spiare cosa? Sono gli stranieri che si sentono spiati. Stranieri non sono certi popoli non sono felici di, insomma, non so come dire, non,